San Fratello 5 anni dopo. I cantieri per il consolidamento del territorio e il contenimento del rischio idrogeologico. L'imponente mole di lavori per garantire la messa in sicurezza di un paese ferito, ma che ogni giorno dell'ultimo lustro ha lottato a denti stretti per rimanere in piedi. Ingenti risorse economiche investite, significativo impegno di uomini, mezzi e tecnologie. E poi la gente, quella che guarda con fiducia i cantieri, ma anche quella sfiduciata e abbattuta, persone che hanno perso la casa, artigiani e commercianti che hanno conosciuto sulla propria pelle una crisi resa ancor più insopportabile dai danni del dopofrana. I continui ritardi e l'attesa sfiancante per l'assegnazione dei risarcimenti. Per San Fratello e la sua comunità sono già trascorsi 5 anni, tra luci ed ombre, speranze e sfiducia, segnali positivi e timori per il futuro. 15 pozzi in fase di esecuzione che si aggiungono ai 18 già completati, poi le trincee, drenanti e le palificazioni, gli interventi di sistemazione urbana, i lavori sulle strade e nei sottoservizi, gli impianti per le vie del paese. Dall'altra parte però il bilancio parla di 26 case demolite, così come la chiesa e la scuola. Molti di più gli edifici danneggiati e le persone che aspettano di essere ripagati per i danni subiti, che sperano nei risarcimenti per pagare quell'abitazione che nel frattempo hanno dovuto comprare o affittare per non restare sfollati. Antenna del Mediterraneo che passo dopo passo, giorno dopo giorno, ha seguito e accompagnato da quel drammatico 14 febbraio 2010 la storia del laborioso centro nebroedeo, propone oggi un nuovo approfondimento dedicato a San Fratello. Vi porteremo sui cantieri, anche con immagini esclusive, e per le strade del paese. Sentiremo i tecnici della Protezione Civile, i rappresentanti politici di oggi e di ieri e la gente di San Fratello. Il nostro approfondimento, a cura di Giuseppe Romeo, con le immagini di Nunzio Araca e il montaggio di Giuseppe Maniscalco, andrà in onda alle 14.35 dopo il TG, poi in replica questa sera alle 21.20 e quindi nei giorni successivi.